Solo la Dugout. Fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato. Promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte. Fino a 5.000 euro su classe A e classe B. Fino a 10.000 euro su... A meno 3 dal voto, la macchina elettorale dei comuni si è messa in moto. Stamani in prefettura in via Vai, dimesse segretari comunali impegnati nel ritiro del materiale destinato agli uffici elettorali. E il pinna di corsa verso le urne, per ora in assi di partenza, gli addetti comunali. Il 4 marzo toccherà ai cittadini accendere i motori, almeno così si spera. Dico, pronti a partire con la macchina elettorale, dico, comunque vi vedo ben attrezzati stamattina. Abbiamo fatto stamattina il ritiro di tutto il materiale occorrente per l'insediamento dei seggi e quindi ci prepariamo ad affrontare questo tour elettorale di domenica 4 marzo. Materiale che pesa o è più snello? Ma per adesso no, domani prenderemo la restante parte e sicuramente sarà più consistente rispetto a quello che abbiamo oggi già preso. Che comune è questo? Pago del Vallo di Lauro e i colleghi sono nei comuni limitrofi del Vallo. Certo, Pago Vallo di Lauro è importante il voto, no? Sì, come in tutti gli altri comuni. Ciao, da Santo Stefano con furore, tutto a posto, tutto bene? Tutto bene. Ok, molto bene. Cosa state aspettando? Dobbiamo ritirare materiale elettorale. Quindi pronti a partire, insomma? Sì, siamo già tutti pronti. Santo Stefano, com'è la situazione? No, politicamente intendi? Sì. Vabbè, non lo sappiamo. No comment. No, non comment, sembra.